Prova, prova. Oh, ma buonasera! Aspetta, aspetta. Mando link. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mica che è bel inizio il commentare. Sdrogo. Allora, sta bottiglia deve andare via però. Ok, anche questo. Aspettiamo che arriva Sofia e poi avviamo, tanto penso che stia arrivando. Credo sia diventato un cinese all'improvviso. Oh, buonasera! Buonasera Sofia Evolution. Anch'io mi devo mettere, mi sento strano. Perché fino ad ora c'era sempre lui in live con me. Con una persona in più mi sento un po' strano. Sempre se è vivo lui non sta. Ah, ok, ok, cioè. Ok. No, io ho letto il nome su Sofia Evolution. Cazzo. Vabbè, che male c'è in sto nome? Ciao Marco Selvaggio. Ok, ok. Mi sa già le parole che arriveranno, eh.
Io te l'ho detto, non l'ho mai giocato sto gioco, non so, magari potrebbe anche 10 minuti finisce subito, non lo so, non lo so, non lo so. Vabbè, dai, direi di andare, di entrare. Sofia è voluta. Ok, dai, iniziamo. Ma devo tenere il telefono in verticale. Vabbè, al limite lo tieni in orizzontale e poi quando devi scrivere metti in verticale. Puoi fare così. Puoi fare anche così. Oh, tu devi giocare, stai giù. No, ma io ho il telefono. Lo tengo appoggiato qua così vi leggo i commenti. Sì, ma sei qua che per la seconda volta di seguito si è svegliata. E mai ci scrive ancora Scopilo per, non so, la 50ª volta, tipo. Facciamo un po' più volume per farmi del male ancora. Ok. Allora, si può. La porta era qui. Ok, qua, noi siamo rimasti qua. Quindi da qua in poi non so cosa ci attende. Bambole, mi fa piacere. Boh, andiamo avanti, non so neanche dove sto andando. No hop. Aspetta, c'è qualcuno lì dietro? No. Vabbè. Ok. Non mi piace però. Troppo silenzio, troppo buio. No exit. Qua chiuso. E devo andare avanti. Dai, oh, abbiamo appena iniziato la live. Se mi prendo, non sono pronto a prendermi dei jumpscare subito, eh. Aspetta, laggiù è aperto. Vabbè, controlliamo bene tutte le stanze. No, no, sono tutte chiuse. Oh no, 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 no. No, 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 perché il telefono fa così? Perché il telefono fa così? Non mi piace. Ok. This is our living room. Giacomo no, Giacomo no. Spero che Giacomo non si presenti più. Sono stato davvero gentile con Giacomo. Vedi cosa vuol dire che sei gentile con le persone. Allora, qua c'è troppo silenzio, non mi piace. Non so neanche cosa devo fare. C'è il bagno. Fai qualcosa nel bagno? Devo tornare indietro? Cazzo devo fare? C'era qualcosa da fare per forza. Aspetta, qua c'è un quadro. No? Poi chiuso. Ok. Ah no, c'è un libro. Diario di una madre single. Ok. Ok. Ah, è la stessa stanza. Oh mio Dio. Casa mia. Non penso che però casa tua abbia le stanze uguali. Perché? Lo sto leggendo. No? No, è cambiato. No, non è cambiata per. Okay. A me va bene così, se non ci sono jumpscare io va benissimo così. No, ok, adesso la stanza è cambiata. Finalmente.
Diario di una madre single, se pensate un sorriso stampato in faccia, vabbè, ma non credo sia una roba importante per la storia, sta roba. Uso. Sì, ma questo cosa c'entra con la storia di Maya, cose così? Oh mio Dio. Ok. Perché c'è tutta sta roba adesso? Allora, un attimo controllando, vorrei perdermi qualche commento. Aspetta, oddio, non mi sembra vero che stai giocando. Perché non ti sembra vero che sto giocando in diretta? Da quello che ho capito, sì. Aspetta, c'è il foglio e poi devo trovare qualcosa da osservare, in teoria. Perché ci sono? Oh mio Dio. Dai, sta parte noiosa no, però. No, questi due capitoli. Aspetta, no. Questi due capitoli non c'è stata mai una parte così. Non so neanche cosa devo guardare, sinceramente. Aspetta, di nuovo qua. C'è un altro libro qua. No, no bambine, io nei giochi horror, ecco ora è diventata casa mia, nei giochi horror la cosa che odio sono i bambini che piangono, oh, cosa devo osservare adesso, mi spieghi il gioco per favore? Non posso neanche. La cosa che mi fa proprio arrabbiare. Aspetta, questo è qua. Stop. Ok. Va bene. Quindi. Il corpo di un bimbo è stato trovato quest'oggi nel frigorifero. Ma che ca... di un'abitazione a par... Ecco perché adesso vediamo il frigo che si muove. Rinchiuso in... Ma perché? Punizione per averlo lasciato rinchiuso. Ma come cazzo fai a mettere un fi... tuo figlio nel frigo? Ma? Che cazzo è? Ma che è sta roba? È finito il gioco? Non sto sapendo niente io. Quella non mi sembra tua madre, sai? Capendo, devo essere sincero. Ok, quindi era sua madre quando. Ok, era la madre che lei. Cioè, sua madre del nostro personaggio quando era bambina, ok. Va bene, ok, almeno ci ha fatto capire qualcosa. Perché sei pazza. Anche nel congelatore l'ha messo proprio.
Ok, ancora niente jumpscare però, eh. Ancora niente, quindi io ci sto proprio. Ah, ok, no, 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 rifacciamo, non ero pronto. Non ero pronto, non ero pronto, non mi interessa, li facciamo tu, no, li facciamo la scena. No, no, grazie. Tanto ormai mi prendevo il jumpscare. Però dove devo scappare di preciso, scusami, eh. Ma che cazzo? Ok. Non so dove sto andando, ma va bene. Via, 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 via. Ok. Aiuto. Lo sento, aiuto. Lo sento dietro di me. Non mi piace sta cosa per nulla. Ok. Ok. Dove devo andare? Non so neanche dove sto andando. Dov'è? Oddio, no, no, qua ci muoio. Qua ci crepo. No, no, non so dove andare. Ma spera, è una foto quella, non ho capito. Forse devo trovare della roba, non lo so. Ho trovato delle cose, non so neanche cosa. Oddio! Ok, ho capito. Dobbiamo trovare delle foto per sbloccare la porta. Mentre questo ci insegue. Ok, va bene. Si può fare. Si può decisamente fare. Porca! No, non si può fare. Non si può fare. No! Questo mi ammazza. Questo mi ammazza. Questo mi ammazza. No, 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 no. Ma perché me lo devo sempre trovare di faccia? Devo trovare una porta assolutamente. Una porta, per favore. Una porta. Ok? Entra. Ok? Ok? Sì, ma io non trovo la roba che mi serve però. Oh merda! Via, 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 via. Non so dove andare. Non so dove devo trovare la roba. Forse qua? No? Dai, non può non esserci. Non posso leggervi adesso. Non riesco. Qua c'è qualcosa? Sì, ma io non trovo niente però. Aspetta, qua c'è qualcosa. Sì, ma questo sta arrivando però. Ok? 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 Dov'è? Dov'è sto stronzo? Vieni! Dai, vieni! Già per il culo! Oh! Non viene! Raga. Via, 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 via. Veloce, corri. No, Giacomo! Giacomo!
Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. You're way too hard on yourself. Via, 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 non so dove sto andando, va bene. Li ho trovati i pezzi, non lo so. Non so se ho trovato tutti i pezzi. Ti prego. Ti prego, dov'è l'uscita? Oh mio Dio, 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 mio Dio. No, basta, basta. Non ce la faccio più. Sì, ma allora lo fa apposta. Non so cosa fare. Non so dove la porta. Non so cosa fare. Non mi ricordo dove sia la porta dell'uscita. Forse di qua? Forse? No! C'è ancora un catenaccio, oh mio Dio, sono morto. Mannaggia! Ah! Mancava ancora un catenaccio, mancava. Che palle. Sì, dai, ma è impossibile sta parte. È impossibile. Mancava ancora una foto che non ho trovato. Ma porca troia. Riproviamoci. Ma perché sta parte non capisco? Allora, una è lì, se non erro. Sì. I really like what you drew me way back. Ok. È un labirinto, sì, esatto. Qua un altro. Ok. Qua c'è qualcosa, no? Direi. Allora, non so dove... Ho paura che sei dietro di me, vero? Ho proprio... Mi sa che è così, sai? Mi sa che è dietro di me. Ma io non mi ricordo dove sono le foto, però, mannaggia la miseria. Ok, una qua se non erro. Sì, ok. What are you hiding inside? Ok, mancano due. Tre catenacci mancano. No! Oh merda, mi ha ucciso. Oh cazzo. Non so come sono ancora vivo. Non so come sono. Mi aveva preso. Dai Giacomo, fermatelo! Non so come non mi ha fatto uccidere, però va bene. Io non mi ricordo le altre foto dove sono, però questo è il problema. Qua ce n'era uno? Sì? You're way too hard on yourself. Ne mancano due? Ma non so dove sono. Mannaggia la miseria. Raga, non so dove sono le altre due. Non lo so. Allora. Sì, ma questo qua sa dove vado. Come cazzo è possibile? Forse di qua? Può essere di qua?
No. Non lo so, non lo so. E questo qua sta continuando a seguirmi. Maledizione. Ma però, dai, dovrebbero dire qualcosa, dei suggerimenti. Non è possibile. Oh mio Dio. Sì, ma qua andiamo avanti. Sì, allora. Mamma mia, sta per prendere. Non so che fare, ragazzi. Qua sto tornando indietro. Mannaggia la miseria, oh. Ma no, non ci sono dei suggerimenti. Oh, ecco, è dietro. No, io fa un po' metto start, eh. Non so cosa fare. Mannaggia. Allora. Sì, ma dai, ma mi spiegate come faccio a fare sta roba io? Aspetta, mi sono perso un po' di commenti. Importante che appunto, non so come faccio, che sono concentrato, convinto. Che... Ma lo so, invece di aiutarmi, cosa dite di... Io non ho capito niente, manco io. Io stavo andando in giro a caso. Completamente. Io ci riprovo, vediamo, perché che dobbiamo fare? Se, tanto se non lo faccio non possiamo andare avanti col gioco. Quindi... Dai, apri sta porta. Allora, il primo me lo ricordo, ce l'abbiamo subito davanti. Ecco lì, ok. Alcuni me li ricordo. L'altro è lì. You're into art, right? You could audit an art class. Ok, siamo già due. Gli altri già non mi ricordo dove possono essere. E forse qua ce n'è uno. Sì, sì, mi sa di sì. No. No, scherzo. No, 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 scherzavo. No, ce l'ho dietro. Ce l'ho dietro. Boh, iniziamo con il loop di nuovo. Sì, ma io non so dove andare. Non so dove andare. Mannaggia la Madonna. Mannaggia la Madonna, mannaggia. Mannaggia. Scusate, però. Non è possibile.
Non mi ricordo neanche dove erano gli altri adesso. Oh mio Dio, sono di nuovo morto. Oh mio Dio. E niente. Non lo so. Che dobbiamo fare qua? Lasciali. Scusate. Intrusi durante la live. È la mia madre. Ma il fatto è che, cioè, ok, siamo in tre che non ci stiamo capendo niente. Provate magari a voi se vi ricordate dove sono le carte, quelle che dobbiamo trovare. Forse, almeno quello. Magari io così vi leggo i commenti e... Perché così continuiamo a morire, sennò. È l'unica. Secondo me è colpa di Giacomo. Dato che c'è Giacomo, sto mostro arriva, per forza. Ma poi almeno mi aiuterebbe il gioco, no? Mi fa vedere dove sono ste carte, no? Neanche. Niente, zero proprio. Perché poi sto stronzo, pure veloce, sto mostro. Quanto fosse lento, è veloce pure. Ok. Vabbè, le prime due sono facili, ok. You're into art, right? You could audit an art class. Le altre sono un problema adesso da trovare. Ok, esploriamo prima qua a sinistra. Qua a sinistra ci deve essere per forza una carta. Per forza. Ok. What's that? Lo siamo a tre. Oh. You like what you see? Siamo a tre. Dobbiamo andare di qua. Porca! Sì, però non è possibile. Mannaggia la miseria. Sì, ma ogni volta sto stronzo me lo trovo di faccia. Ma come cazzo posso sapere dove vado? Sì, ma è incredibile, dai. È incredibile. Dai. Ok. Un'altra qua, mi ricordo. Siamo a 4. Siamo a 4, ok. Ne manca una. Ne manca una. Ok, che facciamo? Dai, vai a destra. Ne manca una. Se muoio adesso mi arrabbio però, eh. Ne manca una. Non so dove sia. Oh no, un visolo cieco. Oh no, 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 no. Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. No, corri, perché ti fermi? Era qua l'ultima. Oddio. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Dov'era la porta? Non mi ricordo dov'era la porta. No, non mi ricordo dov'era la porta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Oh Madonna. Oh,
andiamo avanti. Dove devo andare? Ma non è finita, non sono... Tutto chiuso. Chiuso. Ma è qua la porta. Oh. Mamma mia, che casino sta parte, oh. Porca troia. In tutti questi due capitoli non c'è mai stata una roba del genere. Mai. O siamo tornati qua dove ci sono i ritratti di cosa, di Maya. E quindi adesso? Che si fa? Intorno alle 13 la famosa artista Maya... L'ho trovata diversa nel cortile di un condominio. La ragazza è stata dichiarata morta. Wait. She killed herself half a year ago? 6 mesi fa. And that means I've been here this whole time. Ah, quindi il nostro personaggio è da 6 mesi qua dentro. What'll it take for you to forgive me? È impossibile. Please, end this. Just let me die. Sta cura. Ok. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. Ok, questo cosa mi significa? She did notice me. Cioè, quindi? Non tornare indietro? A quanto pare sì. Ok. Normale, direi. Normalissimo. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Ah, mi sa che sta rivivendo i suoi ricordi. Cioè, del nostro personaggio, però. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. Stata bullizzata a scuola. E no, questo è Maya. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Oh. Di nuovo se scale, oh, ma ogni volta hai finito il capitolo, mi sa, perché ogni volta che finiamo il capitolo dobbiamo sempre salire se scale, queste maledette scale. Mi sa che è finito il capitolo. Mi sa. Direi proprio di sì. Andiamo dalla cosa di Maya. Dalla tomba. Sì, ma adesso se si ammazza di nuovo che... Basta ammazzarsi, dai. Dai, di nuovo basta però. Ti prego. It didn't matter. No matter what anyone had said. I didn't listen, Anita. But you and Maya, both of you did see me.
I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita, calm down. Just listen to me. Come hai fatto cosa? Oh! Oddio, che è successo? Mi stava per buttare, è arrivato un messaggio. Emily. Oh, madonna, ce l'abbiamo fatta! È uscita da sto incubo! Oh, finalmente! Finalmente, oh! Fine? Dai, non esco fine proprio stupendo, però dai. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back. To 18-year-old me. Ok. Fine. Fine. Bah. Ah, devo essere onesto. Un gioco da 1 a 10 da sufficienza, dai. Perché almeno un gioco gli spaventi me li ha fatti prendere. Quindi su quello c'è riuscito, però. L'ultimo capitolo mi ha fatto cagare, cioè siamo stati mezz'ora a cercare del cazzo di foto per aprire una porta di merda, cioè dai, letteralmente. Insomma, lei viveva una specie di incubo per colpa di Maya. Quindi, boh. Moving day. It feels kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend. Sì, alla fine non si è più ammazzata. Il suo personaggio, intendo. Minchia, no, copyright. Vabbè, spiace per Maya, però è andata così. Almeno il nostro personaggio. Che devo fare qua? No, era un'immagine, pensavo che mi dovevo muovere. Oh, al menu? Direi proprio di sì. Vediamo. Conferma. Direi proprio di sì. Vabbò, dai, che devo dire? Io adesso, ad essere sincero, vorrei sentire una vostra. Cioè, tanto ormai è finito il gioco e chiudiamo la live. Vedendo anche l'orario che è. Ma ditemi solo una vostra. Cioè, io ve l'ho detto. Gioco dalla sufficienza, cioè non è che la storia mi abbia fatto impazzire. Ok, jumpscare spaventoso, è stato spaventoso per essere un gioco horror, però non è che è stato tutto granché. Boh, ditemi voi cosa ne pensate.
Quando abbiamo trovato le foto, come siamo arrivati qua? È la fine. Praticamente lei è uscita dal palazzo, come tutte la fine sia del primo o secondo capitolo, e poi mentre si stava per ammazzare, la sua amica gli ha scritto e ha detto vediamoci, lei ha capito che non si doveva ammazzare, è uscita dall'incubo. E nulla. Quindi alla fine è riuscita a uscire da questo incubo. Cioè non si è ammazzata. Avete capito più o meno adesso? Cioè non è che io abbia capito al 100%, però più o meno il fulcro l'ho capito, dai. Ho spiegato. Ho spiegato, Sophie. Dimmi che avete capito, dai. Allora, il nostro personaggio che si chiama Anita era amica di Emily. Cosa lì, Maya, era gelosa. Però, dato che ha visto che Emily dava importanza anche al nostro personaggio, si è ammazzata Emily. Quindi, sì, Emily, Maya, la pittrice, si è ammazzata, però si è ammazzata per colpa del nostro personaggio. Perché il nostro personaggio voleva rubare l'amica, in poche parole, no? E niente, quindi ha avuto questo incubo perché si sentiva in colpa, tutte queste cose qua, però poi alla fine è riuscita a uscirne. È riuscita a uscirne e non si è ammazzata. Ed è uscita da questo incubo. Questo più o meno è il fulcro della storia. E poi non è che sia stato un gioco così lungo, eh. Cioè 3 capitoli, ogni capitolo quanto sarà durato. In 3 live l'abbiamo finito. Cioè abbiamo fatto la live giovedì sera, venerdì sera e domenica sera adesso. In 3 live abbiamo finito il gioco. Sì, però onestamente è un po' di gioco di merda, cioè non aveva senso fare 3-4 capitoli, ovviamente tutti uguali, basta fare un unico video. Beh, su questo hai ragione. Su questo hai ragione, però. Non lo so, magari l'hanno fatto per allungare un po' più il gioco, non lo so, perché magari così diventava monotono. Era un capitolo unico. Vai, date così, ha detto. Sì, non riesco manco a parlare. Adesso che avete capito più o meno la storia. Date un voto da 1 a 10, dai. Io ho dato uno. Un bel 6 ho dato. Dai. Sono curioso dei vostri voti. Cinque, ci sta. Il verdetto di Sofia invece? Vabbè, alla fine 5,5 e 6, alla fine siamo lì. Sei meno, sei più. Sì, alla fine è la stessa roba, alla fine. Però, secondo me Sofia ci sta pensando, perché non l'ha ancora detto il suo voto finale. Cioè, ha scritto ma, però non ho capito perché. Ok, ci sta pensando. Vabbè, pensaci. Tanto ormai più o meno la storia l'hai capita, no? Quindi. Mi piaceva. Vabbè, Giacomo è stata l'unica positiva, l'unica cosa positiva di sto gioco. Poi me l'ha messa in quel posto, Giacomo, perché mi ha fatto prendere uno spavento. Penso sia stato il più spavento più brutto che ho preso del gioco, però. A parte Giacomo, un gioco da 6 proprio. Giacomo ha avuto a parte. Sì, però non è, appunto, Sofì, Giacomo non vale. Devi dare un voto al gioco. Dai, tu tira un voto, uno da 1 a 10, dai. Alla trama, esatto, alla trama. Ok, la sufficienza va a posto, dai. Più o meno tutti lo stesso voto allora.
No, non l'ho pagato, era gratis il gioco. Gratis. Infatti, se costava qualcosa non l'avrei mai preso. Perché proprio anche dal trailer non è che mi sembrava tutto sto giocone. Però ho detto, vabbè, gratis, proviamolo. O tu l'hai già dato, Marco? Tu hai dato 5,5, poi hai dato 6 meno o 6 più, non ho neanche capito. Quanti voti vuoi dare? Sì, ma voi adesso non sapete di una, cioè voi non siete pronti. Voi non siete pronti del prossimo gioco che andremo a fare. Cioè, è vero, purtroppo io ve l'ho detto, The Walking Dead, come l'ho già detto anche a Sofia già, è un gioco davvero lungo. L'ho visto quanto dura 4 stagioni. E non so quanti episodi, però ogni stagione è divisa episodi. Quindi ci metteremo un sacco a farla, perché ovviamente non è che possiamo fare live ogni sera. Vabbè, se la facevamo ogni sera, allora forse lo finivamo in poco tempo, però fare 4 stagioni con tipo 10 episodi ogni stagione, direi che ci metteremo un bel po' a finirlo, però fidatevi di me, io lo conosco un po', ho visto dei trailer, non mi sono spoilerato nulla ovviamente, però perché io sapendo che lo devo fare con Marco non l'ho giocato apposta, però preparatevi che secondo me sarà un giocone. Sarà veramente un giocone, perché io vi ricordo che è un gioco a scelte. Dobbiamo prendere noi le scelte. E in base alle nostre scelte il gioco va avanti con le nostre scelte. Quindi magari può finire di merda come può finire bene. Come si fa da capo? No, non credo che si faccia da capo. The Walking Giacomo. The Walking Giacomo. No, dai, però aspetta, so che è difficile, ma facciamo un attimo in serie. Fidatevi di me, come ho detto un attimo fa. Preparatevi. Quando ci sarà la live di The Walking Dead, mangiatevi qualcosa, bevetevi qualcosa, perché ci sarà da divertirsi. Secondo me The Walking Dead è uno dei giochi che abbiano più belli che abbiano mai fatto. In generale parlo, eh. Non sapete quanta voglia ho avuto di farlo già. Però talmente son bravo che vi ho voluto aspettare. Quindi, ora che ci siamo tutti, è il momento poi di farlo. Vabbè, adesso no, ovviamente, ormai è mezzanotte e mezza, direi proprio di no. Però già da domani sera, se volete, io ci sono. Cioè, io domani sapete che sono di riposo. Quindi, se volete, io ci sono. Poi vabbè, se voi non potete, facciamo altre sere. Tanto, però, fidatevi, se vogliamo finirlo entro un tempo, tipo un mesetto o due, almeno secondo me, dovremmo riuscire a fare 2 o 3 live a settimana. Secondo me, come adesso. Adesso abbiamo fatto 3 live in una settimana. Giovedì, venerdì e domenica. Chi è Patrizio adesso? Domanda, solo una domanda. Ma voi lo conoscete The Walking Dead? Avete già visto dei video? Sapete già la storia, cose così? Io spero di no. Però ditemi se sapete almeno qualcosa, non lo so, avete visto il trailer, se sapete qualcosa. Io ci sono domani sera. Domani sera io ci sono, domani sera ho chess day, quindi la sera sono vivo. Guarda, io purtroppo, te lo sai, per l'intervento che ho avuto sono stato fermo, ma adesso rientro. Adesso rientro. Oh merda, leg day. Ecco, allora domani sera quando faremo la live, sdraiati perché, beh, così non senti dolore. Jim Sis. Sì, qua siamo tutti Jim Bro, Jim Sis qua dentro, mi sa. Vabbè, per adesso voi di più di me, perché io adesso sono da un mese fermo, ma non per colpa mia. Cioè adesso mi sto allenando a casa, faccio quel poco che posso perché sapete il motivo. Però Marco, adesso rientro. Adesso rientro e ti dà proprio dentro di nuovo.
Ah sì, dai, secondo me. Dai, il 6 ci sta perché l'impegno si vede in un gioco quando ci mettono l'impegno oppure no. Il 6 ci sta perché la trama comunque più o meno c'è. E almeno è stato abbastanza lungo, dai. Almeno sarà durato 4-5 ore il gioco, almeno penso. Devo dire spingere quando. È certo che spingo, Marco, certo. Devo spingere, sono stato un mese fermo, cazzo. Poi sì, sto facendo qualcosa a casa, però non è come essere in palestra, ovviamente. Vengo in palestra dal bingo. Vieni, vieni. Ti facciamo conoscere il dio. Il dio è la mascotte della palestra. No, non è Giacomo, è il dio. Si chiama Dio, si chiama. Giacomo è la mascotte della palestra. Come Giacomo? È il dio. Vabbè. Cercate solo di rispondermi. Volevo solo sapere perché poi vabbè, ci siamo messi a parlare e non mi avete più risposto. Voi The Walking Dead lo conoscete? Siate sinceri. Cioè, la conoscete la storia oppure avete visto qualche video oppure non sapete proprio nulla. Così solo da sapere se siete come me. Cioè che io sì, la storia. Non so nulla della storia, però comunque più o meno il trailer l'ho visto, quindi qualcosa so. Eh sì, mi arrivano dopo i messaggi. È Anubis, non l'ho visto il commento allora, scusami. Ok. Ma hai detto che un po' te lo ricordi, però cosa, Marco? Cosa ti ricordi più o meno? Perché, cioè, magari ti ricordi solo qualcosa del primo capitolo, non penso del secondo, terzo e quarto. Invece Sofia immagino che tu non lo conosci proprio, vero? Inizio. Ah, mica, se sei all'inizio, allora buonanotte proprio. Meglio però. Sofia, invece tu. Alla fine ti ho detto che non me lo ricordo. No, ma alla fine. Ma alla fine io intendo. La fine del primo intendevo. Ma figurati, io so, mi sono spoilerato leggermente il primo, cioè mi sono guardato un po' di trailer, cose così, ma del secondo, terzo e quarto non so niente. Nada proprio, zero. Perché che senso ha spoilerarsi i giochi se poi li devi giocare? Soprattutto in compagnia. Sofia invece? Non lo sapremo mai, mi sa. Se lo conosce pure il nostro gioco. Conosce la parte in cui tu. Allora, ok. Questo commento direi proprio che non lo conosci proprio. Non so se Sofia mi ha sentito mentre gliel'ho chiesto, sai. Sofì, Terra chiama Sofia. Tu The Walking Dead lo conosci? A differenza di Marco, che lui lo conosce per Giacomo. Come non mi scusi? Non mi sentite? Aspetta. Oh mio Dio, mi è morto il microfono. Mi è morto il microfono. Oh mio Dio, mi è morto il microfono. Mannaggia la Madonna. Mi è morto il microfono.
Ma mi senti? Ma io dalla mia live non mi sento. Guarda, non dico cazzate. Non mi sentivo dalla live. Ah no, perché avevo il microfono. Ah no. Non mi sento io. Allora domani anche prima, dai, in che senso? No, mi sono perso. Pochi video, lo conosco poco. Va bene, dai. No, ve l'ho chiesto perché almeno così sono sicuro che nessuno di voi due lo conosce, no? Dato che neanche io, comunque sì, è vero, ho visto dei trailer, ma la storia, la trama non la conosco. Quindi, boh. Allora, io ve lo dico già, le scelte importanti che ci saranno le dobbiamo prendere insieme. Quindi io, a costo di mettere start. Tanto sto messaggio lo leggerei domani, ma non capisco. Vi giuro che non sto capendo. Mi sentite? Ma neanche il microfono del controller va. Ma si era bloccata a me la live, ma che cazzo? Non mi sentivo. Vabbè. Allora. No, ma comunque Sofì, io ti giuro che non ho capito cosa hai detto. Cioè, pochi video lo conosco, ok, merito che lo conosci poco. Però hai detto tanto sto messaggio lo leggerai domani, ma in che senso? Non ho capito. Vabbè, io comunque stavo dicendo, se per caso non mi avete sentito, ve l'ho chiesto perché almeno così sono sicuro che neanche voi lo conoscete. Sto lì, basta. Ci ho messo mezz'ora a capirlo perché i messaggi arrivano in ritardo, però. Oh mio Dio, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, oh, non ho capito, pensavo che mi aveva mandato qualche messaggio prima, non l'avevo visto. Boh, vabbè, io ve lo dico già adesso, così almeno lo so, così non evitiamo di scrivercelo in chat. Domani, a che ora volete fare la live domani sera? Io ci sono già dalle 10 in poi, perché tanto essendo a casa, più, secondo me prima l'avviamo meglio è. Sì, ma tanto anch'io adesso staccavo, anche Sofia domani deve andare a scuola, è già l'una quasi. Riuscite solo a dirmi questo? Se riuscite, sempre se Marco non è già uscito. Ma mi ha detto, non te l'ho detto Marco, Sofia mi ha detto che ci deve pensare. Perché ha detto che ha troppi gruppi su WhatsApp e quindi non lo sa. Per quello ve lo sto chiedendo qua. Come non sai neanche se ti svegli domani? E poi come fai a rispondere a sei chi? Infatti, vedi, ti devo pure far ricordare queste cose, ma dai, su. Ma Sofia è morta. Ma adesso veramente se sta scrivendo dei commenti io non li vedo allora. O lei che proprio non sta scrivendo. Ma sì, magari è andata a dormire. È uscita, ah, F. Eh sì, è uscita perché vedo due persone che ci sono, cioè io e te, perché anch'io sono dal telefono. Vabbè, dai, allora facciamo così, poi glielo scrivo. Glielo scrivo e. Boh, però te l'ho detto, se vuoi dalle 10 in poi, quando ci sei.
perché te l'ho detto solo me, sapendo a che ogni sera possiamo fare live, ci metteremo un botto a finirlo. Oh, boh, dai, ci sentiamo domani, bro. Buonanotte. 22? Va bene, a posto. Allora glielo dico a Sofia, dico se anche per lei, gli dico anche se per lei va bene alle 22. Più che altro perché se facciamo, perché vabbè, adesso abbiamo finito a mezzanotte e mezza la live, però penso se facciamo da, sempre se voi potete, però dalle 10 fino a mezzanotte e mezza. Sono 2 ore e mezza di live, cazzo. 2 ore e mezza di live, comunque se facciamo sempre con questa costanza, non dico che lo finiamo subito, ma cioè, lo finiamo prima di un mese. Vabbè, dai, ci sentiamo, bro. Ci sentiamo domani. Vabbè, ma io ti ho detto se riesci. Se non ci riesci, stacchiamo prima, come vuoi, dai. Se hai sonno, vai pure, ovviamente. Dai, ci sentiamo domani. Buonanotte.